Il Vangelo di oggi presenta le diverse reazioni che producevano le parole di Gesù, che diviene vero segno di contraddizione, come Simeone aveva annunciato a Maria. Le parole e le azioni di Gesù provocavano molte volte lo stupore, l'ammirazione, ma anche la critica, la mormorazione, l'odio. Reazioni difformi che si sviluppano ancora oggi non solo tra i cristiani battezzati, ma anche nello stesso cuore. Gesù ci esorta a fare una scelta. La fede semplice che Dio chiede implica una scelta, ma è una scelta non imposta, che esalta la nostra libertà. È una questione personale che ognuno di noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, deve risolvere. A niente servono i miracoli se le disposizioni dell'uomo non sono quelle dell'umiltà e della semplicità. Gesù ci invita anche a utilizzare il suo stesso linguaggio, il linguaggio della carità, ad essere segno di contraddizione nel mondo. Papa Benedetto XVI, nella sua enciclica Deus Caritas Est, afferma che l'amore sarà sempre necessario, financo nella società più giusta, e chi cerca di disinteressarsi dell'amore si prepara a disinteressarsi dell'uomo in quanto uomo.